Buonasera, grazie a tutti quanti voi per essere qui. Allora, 50 anni di vita di Adelphi, 50 anni di un catalogo di un'attività editoriale che hanno segnato e continuano a segnare un'epoca dai 4 titoli usciti nel 1963 ai più di 90 del 2012, l'avventura di una casa editrice. Poche cose sono più belle, lo diceva Renato Serra, poche cose sono più belle e intellettualmente appaganti del leggere un catalogo. La lettura di un catalogo è al tempo stesso riposante e stimolante, ti fa fare un sacco di domande, ti fa immaginare un sacco di cose. Nel 1963 ci sono Roberto Baslen, Luciano Foà, un giovanissimo Calasso, poco più che ventenne. Noi facciamo riferimento a questo meraviglioso libro appena uscito, che è Adelfiana, che è il libro celebrativo. Facciamo riferimento a questo al catalogo cronologico che per gli addetti ai lavori e per coloro che sono interessati al lavoro editoriale nel suo specifico è uno strumento di un'utilità incredibile, perché in pratica ci dice i programmi editoriali della casa editrice anno per anno, 50 anni di programmi editoriali, che sono una cosa, credetemi, veramente difficile da... Io non conosco strumenti analoghi per altre case editrici. E poi c'è un prezioso libro, che è L'impronta dell'editore, che è uscito pochi mesi fa, che sottende tutto questo, perché sono le riflessioni di Roberto Calasso sul fare editoria, sul fare libri, sul futuro dei libri, sul passato dei libri e sul loro presente. La prima cosa che mi viene da chiedergli è una cosa. Io seguirò adesso un po', perlomeno direi che la cosa più facile da fare è seguire un po' il percorso cronologico e seguire la falsariga dei ragionamenti, dell'impronta dell'editore. Poi dopo, come sempre succede in questi casi, vedremo che piega prende il discorso. Nel 1963 tu descrivi che cos'era il mondo editoriale italiano, che panorama vi siete trovati voi di fronte e in che modo volevate starci? Qual era la vostra idea, l'idea di Adelphi, che era un'idea che, come dire, perlomeno nella mente di Baslen era anche un'opportunità, perché Baslen era stato un uomo che aveva suggerito, c'è tutta una storia ai confini con la mitologia di Baslen, che magari qualche cosa diremo. Comunque Baslen per la prima volta aveva in mano, non faceva il consulente editoriale, fare il consulente editoriale è un lavoro, anche per certi versi può essere un lavoro frustrante, perché uno consule per cose che poi non vengono prese normalmente in considerazione, se non in minima parte. Quindi per la prima volta Baslen aveva l'opportunità di fare realmente qualche cosa. Ecco, perlomeno all'epoca tu eri veramente estremamente giovane, poco più che un ragazzo. Quali sono i tuoi ricordi dell'epoca? Buonasera intanto. Pensandoci oggi, quel momento era quasi un momento ideale per cominciare una casa editrice, perché per varie ragioni sommate, perché da una parte c'era una reale vivacità
di movimento in tutto il mondo editoriale, che stava uscendo da quella nobile fissità che aveva avuto negli anni 50, che erano dominati totalmente da Einaudi, che segnava la linea di quel che si doveva pensare, fare, dire, e devo dire a un livello altissimo. Invece dalla fine degli anni 50 comincia a movimentarsi la scena, appaiono Feltrinelli, il Saggiatore, anche Garzanti, Bompiani cambiano un po' faccia, cambiano stile, Rizzoli, insomma tutti in realtà si stavano muovendo. E la situazione, il fondo della situazione qual era? Era di un paese che aveva avuto un blocco di 20 anni dato dal fascismo, che come noto aveva censurato tante cose, però in realtà la vera censura era l'autocensura degli italiani stessi, perché in realtà molte cose filtravano e ancora di più avrebbero potuto passare anche in quegli anni, salvo che l'Italia era assai angusta intellettualmente, per eredità dal suo provincialissimo 800, e perciò in realtà dopo la guerra rimaneva una enorme quantità di cose da scoprire, da toccare, da leggere per la prima volta. Perciò per un editore è una situazione ideale. A questo si aggiunge che l'Italia era divisa un po' in blocchi, blocchi che oggi fanno venire una specie di un lieve sorriso a ripensarci, perché sono tutti disfatti, ma detti in parole semplici, erano uno il blocco marxista, che faceva capo al PC e aveva nella casa editrice Einaudi la sua rappresentanza più alta. L'altro era un blocco, diciamo, laico-liberale, rappresentato a altissimo livello, per esempio, dal mondo e da quella cultura che circolava l'intorno, che era una cultura liberale, radicale, laica, diciamo. E terzo era la cultura cattolica, che era una cultura che attraverso la Democrazia Cristiana non astutamente non teneva ad avere il potere culturale, perché sapeva che il vero potere era un altro e se lo teneva caro. Allora, questi erano un po' i tre blocchi. In mezzo tra questi tre blocchi fluivano oceani di cose che sfuggivano a tutti e tre i blocchi. E lì abbiamo pescato all'inizio, cioè abbiamo pescato, non è che abbiamo pensato in questi termini, semplicemente abbiamo tentato di fare dall'inizio le cose che più ci stavano a cuore. E Bazlen, la prima volta che mi parlò di Adelphi, che ancora non aveva nemmeno il nome Adelphi, che fu trovato pochi giorni dopo, mi disse: faremo finalmente i libri che ci piacciono, niente di più e niente di meno. Ecco, quello abbiamo continuato a fare. Il Novecento è considerato il secolo dell'editoria. Un giovane intellettuale della tua età in quegli anni avrebbe potuto far tutto, fare dal professore universitario al giornalismo culturale, si sarebbe potuto occupare di televisione. Tu in pratica hai avuto una sorta di, come si dice, di lunga fedeltà al mestiere dell'editore. Lo hai fatto da subito con la convinzione che in editoria si potesse fare qualche cosa che in altri mestieri intellettuali dell'epoca non si poteva fare? Perché io sono convinto che questo abbia pesato molto, cioè che sì, la possibilità di fare di più. Sono costretto a dire qualcosa di personale, nel senso che per me la mia famiglia stranamente era composta di due parti, una parte universitaria, una parte editoriale, e queste due parti si sommavano in certe persone. Mio nonno Ernesto Codignola aveva fondato la Nuova Italia, che è tuttora esistente, e in quegli anni lì, e soprattutto negli anni 30, prima della guerra, è stata una casa editrice di altissimo livello, soprattutto per quello che riguarda la filologia classica, la storia, eccetera. Perciò c'era una casa editrice in casa, e che era diretta soprattutto da mio zio Tristano in quel momento. Mio padre, a sua volta, che era professore di storia del diritto italiano, dirigeva delle imprese editoriali
piuttosto enormi, se ci si pensa oggi. L'enciclopedia del diritto di Giuffrè, che sono, non so, 20.000, tante certo. pagine che si trovano negli, oggi i migliori avvocati l'hanno dietro le spalle, fu fatta in quegli anni da lui. Perciò avevano una doppia esperienza. Io però, devo dire, con molta... senza avere dubbi, devo... scelsi subito la parte editoriale, semplicemente perché mi divertiva di più. L'idea dell'insegnare non mi attirava per niente, mentre l'idea di un'editoria che fosse non quella che faceva la Nuova Italia a molto alto livello, ma un'altra cosa, cioè esattamente a Delphi, quello mi attirava molto. E perciò non me lo sono quasi chiesto e non ho mai fatto nessun passo dalla zona accademica. Ero molto fortunato, avevo dei professori eccellenti a quel tempo, non so, e mi sono laureato con Prats, il quale, per darvi un'idea di quanto grande professore era, mi disse non venire mai alle mie lezioni, perché quello che io dico è già nei miei libri, i libri li hai già letti, perciò non c'è bisogno. E così, e lui arrivava con la Topolino, alla sua Topolino alla Sapienza, faceva le sue lezioni e poi se ne andava. Feci la tesi con lui, però quello è stato il mio contributo accademico. Agli inizi dell'anno successivo alla fondazione, nel 1964, già in qualche modo si configura quello che sarebbe stato il DNA di Adelphi. Cioè tu a un certo punto dici, allora noi iniziavamo la traduzione delle opere di Nietzsche, e poi, che era una cosa nuova e per certi aspetti anche abbastanza impensabile per l'epoca, per le ragioni che hai detto tu prima, per l'egemonia della cultura di sinistra, perché Nietzsche era un pensatore ostracizzato, e poi facevamo dei libri che tutti quanti, dei libri classici, che tutti quanti facevano o potevano fare, solamente che noi avevamo l'ambizione di farlo meglio. Quindi questo è l'inizio. Dopodiché però si configura un elemento nuovo attorno al quale la casa editrice si costruisce, che è quello espresso da Bazlen quando parla dei libri unici. Ecco, questa secondo me è una cosa importante che sarebbe bello che tu ci raccontassi. Sì, sì, no, mi fa piacere parlarne. Di fatto c'è una specie di sfasamento temporale, perché quell'idea dei libri unici è la vera base della casa editrice, solo che per ragioni anche pratiche di produzione, di entrata nella circolazione della libreria e cose di questo genere, all'inizio ci furono i classici, che devo dire interessavano molto poco Bazlen. Bazlen li riteneva delle cose assolutamente ovvie, che si sperava fossero fatti bene, ma insomma non era quello che gli stava a cuore. Mentre Foà, giustamente, con molta accortezza, aveva capito che avere una collana di classici, devo dire, pensandoci oggi, quasi impensabile, perché tutti questi classici erano stampati dalla stamperia Valdonega, cioè la più grande come qualità tipografia d'Europa e forse nel mondo di allora, cioè la tipografia di Mandersteig, uno dei più grandi inventori di libri nel senso di oggetto del Novecento, e venivano stampati e messi nella circolazione normale. Immaginate che se oggi quegli stessi libri fossero stampati da Valdonega, costerebbero tra 10 e 15 volte più del prezzo che hanno i libri normali. Perciò era un momento in cui potevano succedere ancora delle cose che poi sono diventate impossibili. Era ancora la composizione col piombo, no? È una cosa un po' diversa da quello che è accaduto dopo. Perciò questi classici, molto belli da vedere, erano un po' la base. Però Bazlen non ci pensava molto. La idea fondamentale di Adelphi era quella che poi è diventata la biblioteca. E ovviamente Nietzsche, perché Nietzsche non era una questione di tipografia, Nietzsche era una questione di pensiero. Nietzsche era una di quelle grandi cose che l'Italia aveva evitato. Ricorderò solo una memorabile osservazione di Cantimori,
Cantimori, a cui dobbiamo, gli siamo grati tuttora, di avere rifiutato Nietzsche, di avere sconsigliato autorevolmente Nietzsche per Einaudi, e questo è uno dei grandi meriti che gli riconosciamo tutti. E lui scrisse una volta in un volume pubblicato dalla Terza, che era un libro di lettere su temi storici, sì, Nietzsche dobbiamo conoscerlo, lui lo conosceva benissimo, tra l'altro, fin dai suoi passati dell'estrema destra tedesca, direi, degli anni 30, e disse però non lo terremo nello stesso scaffale di Gramsci, un po' sopra, un po' che non si raggiunga facilmente, che i bambini non arrivino, eccetera. E lì è un libro che si chiama Conversando di Storia, editore La Terza, si legge tuttora. E questo era un po'. Ora teniamo presente Cantimori, uno di quelli che meglio conoscevano di che si trattava, altri non lo conoscevano per niente, altri lo rifiutavano senza sapere. Così per noi, al contrario, come nell'uomo senza qualità di Musil, cioè Clarisse, che a un certo punto vuole far partire un anno Nietzsche, noi lo facciamo partire, grazie a Dio, con questa operazione, che era un'operazione molto complicata. Per darvi un'idea, non era un vizio solo italiano, questo timore verso Nietzsche, questo tentativo di accantonarlo. I grandi editori tedeschi, Zurkamp, Fischer, Rowohlt, Kiepenheuer, i grandi, ebbero tutti la possibilità di entrare nel progetto. Tutti dissero no. Non perché, e questo lo so direttamente, per esempio da Unseld, che era Zurkamp e già lavorava lì, non perché non avessero timori sul risultato, pensassero che fossero un'impresa un po' folle, fuori tempo, no, avevano proprio paura, cioè andava contro a quella che era la linea di quello che loro facevano, e Nietzsche in quegli anni non era nominabile in Germania. Il risultato fu che un editore giapponese, Haku Suisha, cioè il primo nostro partner fu Gallimard, poi venne un editore giapponese, anche quelli out of the blue, cioè non sollecitato, arrivò, fece una proposta e diventò nostro terzo partner. Infine, ultimo, arrivò il partner tedesco. E perché arrivò? Perché intanto arrivò più in là nel tempo, e poi perché la Forschungsgemeinschaft tedesca, che è un po' come il nostro CNR, solo un po' più serio, aveva dato un finanziamento che era stato subito preso da un grande editore accademico, De Groote, uno di quegli editori i cui libri non circolano nelle librerie normali. Così De Groote diventò. Cioè, questo per farvi capire un po' il clima di quegli anni, che è molto diverso evidentemente da quello che abbiamo intorno a noi, e spiegare com'è nato. Io tra l'altro, scusate, pochi giorni fa ho conosciuto la persona che dirige a Weimar l'istituto Goethe-Schiller, dove sono contenute le carte di Nietzsche, e gli ho detto: ma nel vostro archivio ha vissuto per anni Mazzino Montinari, perché Montinari non solo è stato il grande editore di Nietzsche insieme a Colli, ma anche il decifratore, perché c'erano 3.000 pagine che erano scritte a mano, non facilmente leggibili, e si trattava di decifrare, stavano lì. E naturalmente questo fa parte dei paradossi della storia. Perché era arrivato ad avere questo privilegio enorme addirittura di vivere dentro l'archivio Goethe-Schiller, cioè il santuario stesso della cultura tedesca, dove normalmente non vive nessuno, se fosse un guardiano? Perché Mazzino era ben visto dalle autorità della Germania Est, perché Weimar era un vero comunista italiano, cosa che lo aiutò enormemente, perché altrimenti non si sarebbero mai fidati. Questo è veramente paradossale. Colli ovviamente era un po' l'opposto, non aveva le stesse inclinazioni politiche, però fatto sta che la serietà assoluta filologica di Mazzino fu Montinari, il suo aspetto da Privatgelehrte tedesco più che da italiano, più la tessera del Partito Comunista, fecero sì che quello che era stato negato
a vari studiosi tedeschi come Karl Schlecht e tanti altri che avevano tentato di avere accesso ma non erano riusciti, fu dato a questo italiano. Questo è un paradosso, effettivamente ce ne sono diversi di paradossi, ce n'è anche uno che riguarda per l'appunto Bazlen, che vi dicevo, personaggio assolutamente mitologico, perché appunto si diceva perché Bazlen con la sua immensa cultura non avesse mai scritto, perché c'è anche un romanzo di successo di molti anni fa che si intitolava Lo stadio di Wimbledon sulla figura di Bazlen. Tu su Bazlen dici una cosa, scrivi una cosa che mi ha incuriosito moltissimo. Cioè, a un certo punto dici: occorre tener presente che in Bazlen c'era una ben avvertibile insofferenza per la scrittura. Paradossalmente, considerando che aveva passato la vita sempre e soltanto tra i libri, il libro era per lui un risultato secondario che presupponeva qualche cosa d'altro. Ecco, questa è una cosa che mi ha incuriosito moltissimo, perché espressa così, formulata così, in tutta il florilegio di interpretazioni sugli aspetti più enigmatici della figura di Bazlen, non l'avevo mai letta. Allora, è questo all'esperienza, indietro l'esperienza del libro unico, c'è anche allora paradossalmente una sorta di antiletterarietà, secondo te? No, mi fa molto piacere questa domanda, perché mi permette di dire qualcosa su cui ci sono notevoli equivoci, a partire proprio da quel libro di Del Giudice, sì, che è fondato su un'idea totalmente errata, penso. Mi fu detto. Sì, che è quella secondo cui Bazlen sarebbe stato in certo modo uno scrittore fallito, in definitiva, che non era riuscito, un uomo di immensa intelligenza, immensa conoscenza, che tutta la vita aveva vissuto tra i libri, aveva pensato a scrivere, e però non c'era l'opera, e andava insieme a tante figure di personaggi affascinanti che però non si erano compiuti in un'opera. Questo non corrisponde a ciò che io ho visto e a ciò che Bazlen era, perché lui era totalmente privo di qualsiasi rimpianto verso altre cose. Se ho visto mai una persona che non aveva nulla del senso di aver lasciato qualcosa dietro di sé che avrebbe dovuto fare, era lui. E perché? Perché pensava che la cosa più importante per lui fosse semplicemente quella di essere, semplicemente. Lui ha scritto una volta sono due righe magnifiche che sono nelle note senza testo, nei suoi quaderni, che poi abbiamo pubblicato a un certo punto, in cui dice: un tempo si nasceva vivi e poi a poco a poco si moriva. Oggi si nasce morti e se riesce, a poco si può anche diventare vivi un po'. E lui era riuscito, aveva fatto quello e aveva fatto quello attraversando la letteratura. E tenete presente che Bazlen ha vissuto leggendo come scrittori esordienti, quelli che oggi hanno scaffali interi per lo più di noiosissima letteratura accademica su di loro. Joyce, che era suo vicino a Trieste, Kafka, che è stato uno dei primi a mostrare a qualcuno in Italia, Svevo, che addirittura scoperto lui, nel senso che ha letto un libro che Svevo aveva pubblicato a sue spese, l'ha dato a Montale e gli ha detto: scrivi su questa cosa. Montale ha scritto ed è nata la grande fortuna di Svevo, e così tanti altri. Perciò aveva una familiarità con tutto ciò che è la letteratura nella sua totalità che non ho mai incontrato in altri, soprattutto perché è una familiarità che si era costruita mentre le cose succedevano, non a distanza di 30 o 50 anni come succedeva per esempio ad altri. E a un certo punto era arrivato a avere una specie di profonda
impazienza verso questa idea soprattutto germanica del Werk, dell'opera, che si vivesse in funzione dell'opera. A proposito di Mann, lui ha scritto delle cose magnifiche per spiegare come quest'uomo avesse rovinato se stesso e la vita di varie persone intorno a lui, uno per uno, i suoi vari figli, perché devoto a questo culto del Werk. Pensate che Thomas Mann ogni sera sottometteva i suoi familiari alla tortura di dover ascoltare quello che lui aveva scritto durante il giorno. È una cosa che spiega i casi clinici che ci sono stati, il rancore, Goloman che alla fine lo ha odiato selvaggiamente, e così degli altri. Ed il Werk, questa cosa. Bazlen era taoista, non voleva lasciare tracce, non voleva fare quello che tutti vogliono, di mettere degli zamponi dalle loro varie parti e dire questo sono io, non gliene importava nulla. Questo del giudice non lo ha capito affatto, perciò il libro è fondato devo dire su dialoghi con Liuba Blumenthal, che sono dialoghi quelli sì autentici, perché Liuba, che era la Liuba di Montale, di quella magnifica poesia di Liuba che parte, è stata la donna più vicina a Bazlen per tutta la vita, e lei gli aveva parlato, gli aveva detto varie cose che si ritrovano nel libro. Però il quadro a cui appartengo credo che fosse semplicemente non giusto. Solamente e in questo senso Bazlen era del tutto unico lui, perché non ho trovato mai questo atteggiamento verso lo scrivere in altri. Devo dire che io, che lo vedevo molto spesso in quei pochi anni in cui mi è capitato di vivere vicino a lui, mi vergognavo un po' a dire che sotto sotto magari mi veniva in mente di scrivere. E quando pubblicai la prima cosa che pubblicai era una cosa su Paragone, 61 credo, che si chiamava Adorno, il surrealismo e il Mann. E tentai di nasconderglielo, poi a un certo punto la lesse, lui già Adorno non lo sopportava più, lo conosceva da quando era dagli anni 30, ma non, già era impaziente. Poi l'idea che scriveva del surrealismo, tutte cose vecchie, no? Era questo un po' l'atteggiamento. E io stesso in realtà ho cominciato a scrivere veramente dopo la morte di Bazlen, ero abbastanza, certo, abbastanza bloccato. Immagino. Certo che quello è, poi se vogliamo, l'atteggiamento dell'editore nella sua purezza. Sull'atteggiamento dell'editore, sull'essenza dell'editore, sulla natura profonda dell'editore, tu dici molte cose. In modo particolare, qui ne dici una cosa. Dici una cosa molto importante, ma la dici verso la fine, e quando parli dell'elemento magico in un editore, la ragione per cui poi questo mestiere è un mestiere così ricco di risonanze, così affascinante, così incuriosente per chi lo vive dal di fuori, e così appassionante anche per chi lo vive dal di dentro, così divertente per chi lo vive dal di dentro, c'è nell'editoria un che di magico che forse viene fuori anche dal mescolarsi dell'aspetto materiale della fattura del libro nel DNA di Adelphi. È molto importante la materialità a cui accennavi all'inizio: il volume stampato da Valdonega, da Marbesteg, il foglio di Manuzio, i formati, il carattere, la grafica, tant'è che voi siete credo l'unica casa editrice, una delle poche case editrici al mondo che non abbia grafici al suo interno, perché fate tutto voi. E c'è appunto questo, la magia nasce anche dall'incontro di una materialità con invece una spiritualità, le due cose stanno insieme. Allora tu dici l'elemento magico, la forza del marchio, cioè a un certo punto il marchio si può caricare di risonanze, si carica di risonanze che sono risonanze magiche, che sono quelle che
risuonano nella mente, nello spirito del lettore, quando il lettore prende un libro di un determinato editore. Ora, l'editore che più abbia lavorato nella direzione di conferire questa sorta di alone magico al proprio marchio è sicuramente Adelphi. Allora la domanda che ti faccio è: quando visto che stiamo parlando di un lungo processo, di una diacronia lunga 50 anni, quando hai cominciato a capire che attorno al marchio Adelphi si stava concretando un alone in qualche modo magico? Magico è tutto, per cui non spaventatevi, ma devo dire, è molto importante quello che diceva Franchini e che riguarda l'aspetto fisico del libro. Un libro non è mai semplicemente quello che si legge, è tutto ciò che lo compone, sono quelle certe lettere, quella certa carta, quella copertina, quelle parole che accompagnano il libro. E il Novecento è stato il grande secolo dove questa cosa spiccava dall'inizio. È stato perciò il grande secolo dell'editoria, molto più dell'Ottocento. Nell'Ottocento c'erano illustrissimi editori, di cui non so, Cotta per Goethe o Michel Lévy per Flaubert, ma erano piuttosto degli stampatori di alto livello. L'idea dell'editoria come forma nell'Ottocento non ha fatto breccia. Mentre se si guarda l'inizio del Novecento, soprattutto in Germania e in Francia, dove di colpo appaiono degli editori che scelgono una via che è talmente precisa che si può vedere già dall'aspetto fisico del libro, questa era la cosa a cui ci collegavamo. Se voi vedete, non so, per esempio, io do spesso l'esempio perché è il più chiaro di tutti, Kurt Wolf è un bellissimo uomo di famiglia piuttosto ricca che comincia a fare una casa editrice che non pubblica classici, pubblica degli scrittori nuovi e inventa anche un formato di libro che non era usuale allora, è più alto, sono come dei quaderni di scuola, neri con un'etichetta, nulla di più semplice. Però è lì che è apparso Kafka, è lì che è apparso Robert Walser, è lì che è apparso Gottfried Benn, è lì che è apparso Trakl. E per ciascuno di questi scrittori sarebbe molto difficile trovare una forma che gli fosse più congeniale. Allora già lì si vede che cosa significa il modo di concepire il tutto di un libro per un editore. Questo si è applicato a molti altri editori. Oggi, ahimè, sembra completamente appannato questa cosa. Gli editori sono presi da una sorta di autolesionismo per cui tendono a nascondere se stessi. Questo è un fenomeno, ahimè, soprattutto anglo-americano, e questo comporta anche che l'editore per lo più appalti la sua stessa figura a questi art director esterni, che possono essere più o meno bravi, più o meno intelligenti, quali inventano una forma che deve andare bene per quel libro, ma non è una forma che riguarda la casa editrice nel complesso. Che è un po' come una roulette, perché ogni tanto va bene, ogni tanto va male. Comunque significa che la casa editrice non è più un tessuto, è qualcosa dove si gioca ogni volta sul tavolo, si può vincere o perdere, ma subito si dimentica. Allora, quello che noi avevamo tentato di fare era esattamente l'opposto, e a un certo punto questo è stato percepito e questo ha permesso di far sì che una collana anomala come la biblioteca, quella dove apparivano quei libri unici di cui parlavamo prima, potesse funzionare pubblicando a distanza di settimane un romanzo di un autore sconosciuto e di oggi, un classico giapponese, non so, sul teatro no, un libro di scienza, un libro di poesia, cioè cose che i librai normalmente tengono in zone completamente diverse della libreria e che allora invece stavano accanto.
il che voleva dire che il lettore di uno poteva passare facilmente a leggere l'altro. E questo è stato quello magico, si è cominciato a sentire verso, direi, l'inizio degli anni 70, perché all'inizio prevaleva un po' un certo sconcetto. Non si poteva, è quello che tu chiami... Sì. Ed era il periodo in cui naturalmente già la letteratura era un nome quasi proibito, non è che si potesse dire tranquillamente, no? Certo, non piaceva, quello, no? È quello che tu chiami il processo di sconnessione e riconoscibilità, cioè sì. Tutti questi elementi che sembrano elementi sconnessi. Sì, alla fine sembra alla fine però l'opposto. Si riconoscono e formano un mondo. Una forma. Questo all'inizio degli anni 70. A metà degli anni 70 succede un'altra cosa importante per la casa editrice Adelphi, succede probabilmente con Joseph Roth, cioè questa casa editrice di libri unici, di esperienze così diverse ma affini, poi alla fine riconoscibili, al di là dell'esperienza di Nietzsche, Joseph Roth intanto afferisce a un mondo che sarà un mondo molto importante, appunto il mondo mitteleuropeo, per cui c'è un episodio molto divertente che tu racconti a proposito di Arbasino, che a un certo punto dice la casa editrice Adelphi si dovrebbe chiamare in realtà casa editrice Radeschi, e poi c'è un episodio della tua personale biografia, mi farebbe piacere che tu raccontassi perché è divertente a proposito di questa cosa qua. Ma quindi con Roth si può dire che Adelphi diventa anche una casa editrice di autori, di opere complete di autori, e soprattutto con Roth succede probabilmente per la prima volta che si comincia a riconoscere il successo commerciale. Sì, di fatto proprio in quegli anni tra il 70 e il 75 si cristallizza un fenomeno che poi è stato commentato ampiamente, che è quello che va sotto il nome della Mitteleuropa. Allora Adelphi è diventata la casa editrice della Mitteleuropa. Devo dire, un po' paradossalmente, che questo succedeva, non so, oggi fa un po' ridere perché Schiele si vede a ogni passo, Klimt ogni due passi, sembrano tutte cose acquisite, però se si pensa a quello che era allora la situazione, Joseph Roth per esempio non era letto nemmeno in Germania. Questa è la cosa che bisogna ricordare, cioè che questi autori, che sono alcuni dei grandi autori del Novecento, cioè Hofmannsthal, Schnitzler, Roth, Altenberg, Polgar, Leonard Kolenia, erano a casa loro già guardati con un certo sospetto, e soprattutto non era colta quella cosa fulminante che appartiene alla Vienna di quegli anni e che Musil più di ogni altro ha saputo raccontare, cioè la ragnatela di rapporti, per cui Freud aveva paura di leggere Schnitzler perché si riconosceva in Schnitzler, per cui Wittgenstein leggeva Weininger, per cui c'era anche Gödel da qualche altra parte. Non c'è stata mai una densità di rapporti intellettuali così vibrante come nella Vienna fino all'Anschluss. E devo dire, intellettualmente né Parigi né Londra reggono il confronto. Avranno avuto artisti più noti, ma non c'è questa tensione intellettuale e questa circolazione tra la scienza, anche la scienza più dura, il circolo di Vienna, Wittgenstein stesso, l'arte, Adolf Loos, Schiele, Klimt, questi, la psicanalisi, piccola cosa da aggiungere, cioè tutta Freud e quelli che stavano intorno a lui, questa grande letteratura di cui Musil è un po' l'asse e che a un certo punto è scomparsa, però che fa sì che tutti questi autori si capiscano molto meglio se si passa da uno all'altro. Uno capisce molto meglio Freud se ha letto Schnitzler, e Schnitzler se ha letto Freud, capisce molto meglio Krauss se ha letto Hofmannsthal, che lo detestava, e viceversa.
Noi abbiamo tentato di fare quello. Devo dire, stranamente, ha funzionato, nel senso che abbiamo visto che autori anche poco popolari lo sono diventati. Rothe è stato il caso più clamoroso, perché è passato da una... Io mi ricordo benissimo, non so, il primo romanzo che abbiamo fatto, che era La cripta dei Cappuccini, era uscito in 3.000 copie, che è una tiratura che anche oggi sarebbe una tiratura bassa, ma insomma, che si usa. E a distanza di 3 anni fummo costretti a partire con 30.000 per La fuga senza fine, perché i librai chiedevano tanto, perché i lettori avevano capito che là dentro c'era qualcosa. E questo per uno dei libri meno noti di Roth, non per, non so, altri che sono molto più famosi. Allora, questa è la cosa che effettivamente cristallizzò una certa immagine della casa editrice, che però andava insieme a tante altre cose che viaggiavano in parallelo, e però aiutava a dare questo senso di unità all'insieme. Visto da oggi fa un po' impressione, perché io mi ricordo quando uscì il primo libro di Kraus che abbiamo fatto. Kraus è uno dei maggiori scrittori del Novecento ed è un caso di scrittore demoniaco che investe assolutamente la totalità di ciò che si può vedere intorno a sé, innanzitutto la società, poi tutto il resto, i media, quello che si vuole. Bene, quando uscì Erich Linder, che era un grande agente letterario, forse il più grande agente che ci fosse in quel momento, ed era veniva dall'impero in definitiva, era un galiziano, mi disse con quella sua aria di assoluta sicurezza: ne venderete 20 copie. Questa fu la cosa. Invece no, stranamente gli italiani erano pronti e tutti questi autori hanno avuto una notevole fortuna subito, in anni che non erano molto favorevoli, perché erano anni dove tutte queste cose erano tenute un po' a distanza. Fuga senza fine diventò un piccolo classico della sinistra, per strambe ragioni. Sì. Soprattutto Lotta continua, devo dire. Sì, laddove, sì. E anche qui c'è una cosa piuttosto curiosa, che Adelphi, che a un certo punto viene percepita come casa editrice della cultura reazionaria dall'egemonia della sinistra di un tempo, poi dopo passa invece per essere, quando i primi successi commerciali vengono e poi a un certo punto esplodono, perché poi ci fu, adesso non vorrei precorrere troppo, quando nell'85 credo è l'anno di Kundera, dell'insostenibile leggerezza dell'essere, a un certo punto quello che oggi si definirebbe un mega seller fa sì che si cominci a dire che la casa editrice elitaria invece diventa una casa editrice. In realtà quelli che avevano colto alcune specificità adelfiane, questa è una cosa paradossale ma anche molto singolare, molto divertente, furono in qualche modo vicini alle Brigate Rosse, cioè lì c'è un episodio preciso che sarebbe bello ascoltare. È un po' imbarazzante, credo, per quello, soprattutto per i critici italiani. Allora, non per altro, per il resto, ma quando abbiamo pubblicato il primo Pessoa, fatto da Tabucchi, era l'anno 1979, se non ricordo male, questo libro non ha avuto nessuna recensione. Se uno guarda oggi la cartella stampa di questo libro, trova un singolo articolo di Giuseppe Pontigia, il quale era collaboratore della casa editrice, e perciò insieme avevamo parlato a lungo di questa cosa, e silenzio assoluto. E Pessoa in quel momento era un totale ignoto. Oggi è l'unico scrittore del Novecento che
per alcuni anni è stato sulla moneta, sugli escudos portoghesi, non c'è nessun altro, né Joyce né Proust sono arrivati a tanto, ma lui sì. Però allora era questo totale ignoto. E cosa successe? Successe una cosa così grottesca che illumina un po' quegli anni, che in una rivista delle Brigate Rosse che si chiamava Controinformazione, che si comprava nelle edicole esattamente come si comprava l'Espresso, Panorama e qualsiasi altro giornale, esce un lunghissimo articolo, anonimo, come tutte le cose delle Brigate Rosse, dove a un certo punto c'è una lunga parte su questa centrale della, quella che loro chiamavano la controrivoluzione sovrastrutturale, che sarebbe stata, io ripeto le parole, che sarebbe stata la casa editrice Adelphi, che questa specie di catena di montaggio, dicevano, legata a l'OSIM è lo stato imperialista delle multinazionali, no? Se non lo ricordate, la memoria serve anche a questo. E che cosa faceva questa casa editrice? Pubblicava, con grande coerenza ci riconoscevano, degli autori che attiravano quelli che invece sarebbero stati materia buona per loro, cioè dei giovani antagonisti. Per esempio Pessoa, dice, voi credete che loro abbiano pubblicato Pessoa per caso perché ritengono che è un poeta? No, perché capiscono che questo, chi legge Pessoa, non andrà mai con noi, andrà a fare qualcos'altro. C'è lo scuro. Questa, devo dire, in un certo senso furono i migliori critici letterari che l'Italia in quel momento poteva offrire. Questa è la storia. Per congedarci, vista oggi fa una certa impressione. Per congedarci dal decennio 60-70, c'è una cosa che mi ha incuriosito molto, che tu scrivi a un certo punto, dici: di trappole politiche, letterarie, religiose, editoriali, psicologiche, in certi anni, e direi soprattutto negli anni 60 e 70, quelli che furono per noi più rischiosi e anche più esaltanti, se ne presentavano tante quasi ogni giorno. E tu questo lo dici a proposito di Luciano Foà, che sì, era uno che sì, era capace di fiutare le trappole. Di quale sì, trappole parli? No, che era una virtù preziosissima, anche era la virtù di riconoscere la moneta falsa. Per un editore è una virtù assolutamente essenziale, perché in una casa editrice, come in un porto di mare, ogni giorno passano i manoscritti, le proposte, gli amici, i colleghi, gli altri editori, gli agenti che offrono. E allora o c'è un senso innato per cui si riconosce ciò che il fasullo, ciò che suona falso, o se no ci si precipita dentro, come capita a molti editori, come capitò, ahimè, a Einaudi, perché Einaudi non aveva questo senso. Einaudi, intendo Giulio, che era un grande editore, però non riusciva a resistere al vento del momento, non ce la faceva, che fosse femminista, che fosse, estremo bolscevico o invece socialdemocratico, comunque, qualunque fosse il vento di quel momento, ce ne sono stati parecchi, devo dire, soprattutto negli anni 70, e l'antipsichiatria, e tutti, li prese tutti, e sono lì testimoniabili nel catalogo, lasciano la loro traccia, non c'è, appesantiscono l'aria. Foà non quasi senza far fatica, ma era completamente immune da questo vizio, e di fatto credo che se uno cerca nel catalogo Adelphi, in questo catalogo cronologico, mi domando se ci trovi traccia di queste cose che sono passate, e dal punto di vista del libro non hanno lasciato grande buon ricordo. Ecco, perciò questo era il grande momento di queste ventate, furono gli anni 70. Gli anni 70, gli editori scrivono i metro pensées, quanti ce ne sono? Certo.
Gli editori scrivono il loro libro con tutti i libri che pubblicano, cioè tutte le pagine, cioè tutti i libri che pubblicano sono altrettante pagine del romanzo dell'editore. Questo è del romanzo, del libro dell'editore. Sì. Questo è un concetto che sottende praticamente, se uno dovesse identificare un elemento comune nei 50 anni della Delphi, questo è un elemento centrale. Sì, lo è di quella certa concezione dell'editoria che dicevo prima, che è una concezione che certamente non veniva inventata in quel momento, ma che risale, io l'ho detto più volte, in fondo il primo dei grandi editori è un editore italiano, stava a Venezia, era Aldo Manuzio, e Manuzio ha concepito quello che lui ha fatto esattamente come forma, tant'è che ha addirittura fatto questa piccola invenzione che ha avuto una certa conseguenza, inventò addirittura quello che oggi chiamiamo il paperback. Il paperback è quello che Manuzio chiamava parvaforma ed era un libro che si poteva mettere in tasca e lo usò per fare un'edizione di Sofocle. E da allora milioni e centinaia di milioni e miliardi in realtà di esemplari di quella forma si sono riprodotti nel mondo, e questo era un editore di Venezia che stampava cose assai azzardate. Perciò quella concezione ha origini molto remote, poi in certi secoli viene addirittura dimenticata, ci sono interi periodi in cui non viene praticata. Il Novecento è stato un grande periodo proprio di editori che tentavano di andare in questa via. Oggi è una vita un po' più difficile su questo punto, per credo in tutto il mondo, insomma. Tradizionalmente nelle storie dell'editoria, negli abrégé dell'editoria, si dice appunto gli anni 60-70, anni fortemente caratterizzati dall'impronta di Einaudi, di Feltrinelli. Sicuramente il testimone in queste, diciamo, rozze storie dell'editoria, il testimone passa, il testimone inaudiano come emblema dell'editoria di cultura passa a un certo punto alla Delphi. Passa, io direi, sostanzialmente negli anni Ottanta, quando cambiano tutta una serie di condizioni, quando l'impegno muore, quando vengono fuori tutte, quando il pendolo della storia passa e vengono fuori tutti i semi che Adelphi aveva piantato negli anni 60-70. Tu sei d'accordo con questo? Il decennio degli 80, come lascio a te la responsabilità. Come avete vissuto voi il decennio 80? Ma benissimo, devo dire, nel senso che fu il momento in cui apparve più chiaro che certi autori potevano essere anche un enorme successo di pubblico, cosa che negli anni 70 non era così chiaro, esatto. Cioè si arrivava fino a un certo punto, poi si fermava e si entrò in una fase diversa. Però se mi permetti vorrei parlare di un libro che è un po' il compendio di tutte queste cose, che è questo, cioè raccontare un po' come è fatto questo libro qua. Perché questo è un libro, questo Adelfiana, l'abbiamo fatto perché sono passati 50 anni dalla fondazione di Adelphi. E esiste un genere di editoriale che è il libro che gli editori fanno quando hanno i loro anniversari. È un genere problematico, con risultati non sempre brillantissimi, perché possono essere fatti bene, meno bene, ma insomma molto spesso sono dei libri che si sfogliano, si guarda un po' chi c'è dentro, chi non c'è, in che forma, e poi si mettono da parte. Si mettono da parte e si dimenticano più o meno. Noi abbiamo provato, e vedrete voi se ci siamo riusciti, a fare qualcosa di completamente diverso. Abbiamo provato a fare un libro che si legga dall'inizio alla fine e che si guardi dall'inizio alla fine, dove non è obbligatorio entrare all'inizio, si può entrare da qualsiasi parte, si può uscire da qualsiasi parte,
o se no si può anche leggere veramente in senso diacronico, perciò andando avanti come in una storia a puntate. E come lo abbiamo fatto? Abbiamo pensato che la cosa essenziale per chi conosce, ama i libri di una certa casa editrice è vedere come sono apparsi nel tempo, come corrispondono a una certa area, qual è il respiro delle cose che hanno intorno. E come si fa questo? Si fa inventandosi varie strategie. Una, per darvi un'idea, qua ci sono proprio dei numeri. In questo libro ogni anno si scelgono due titoli significativi di quell'anno, per le ragioni più diverse. E si riproducono delle copertine di quell'anno, 6 copertine. Il punto è cosa mettere come testi. Qui ci sono 40 testi completamente inediti, dove alcuni grandi autori, uno dei quali è qui presente, che è Carrère, parlano di un loro libro e dicono quelle cose, altri sono, mettiamo, Oliver Sacks o Ceronetti, e perciò dicono qualche cosa che non si potrebbe trovare in nessun'altra parte. Perciò sono 40 testi di un carattere molto singolare, cioè l'occhio dell'autore rivolto verso se stesso a distanza di un anno, di 20 anni, di 30 anni, a seconda della distanza del libro. Ed è una cosa che si troverà solo qua. Questa è una possibilità. Poi ci sono, e questo ci tenevamo molto anche, sono vari pezzi di scrittori che parlano di scrittori. Voi sapete che se uno guarda la più grande critica letteraria del Novecento, molto spesso è fatta dagli scrittori stessi. Sono i saggi di Oden, di Valéry, di Brodsky, di questi scrittori che parlano di altri scrittori. Anche qui ce n'è parecchi, e con l'idea sempre di avere in gran parte materiale inedito. Poi ci sono delle lettere inedite, sono delle lettere molto, non solo inedite, ma molto private e anche curiose. C'è una lettera in cui Canetti racconta, quando io stavo preparando l'edizione di Schreber, gli avevo chiesto come lui aveva scoperto questo libro, che è un libro tra i più rari del Novecento, semplicemente perché la famiglia lo fece distruggere quasi totalmente perché si vergognava di questo libro. E Canetti lo trovò, per un caso, nella casa di Anna Mahler, figlia di Gustav Mahler, una scultrice. Lui stava in quella casa per un certo periodo, e Canetti era una persona che in qualsiasi luogo immediatamente percepiva i libri presenti nella stanza. Vide questo libro che non aveva mai letto, di cui non sapeva nulla, e a distanza di molti anni lo lesse, ne rimase sconvolto e scrisse 2 famosi capitoli di Massa e Potere. La più divertente per me è la lettera che mi mandò una volta Cioran, e gli avevo, Cioran aveva scritto un magnifico testo su Valéry, però devo avergli scritto, ma come mai era così un po' aspro verso Valéry in una certa parte? E lui risponde dicendo, sì, la storia è questa, che mi avevano dato l'incarico di scrivere un saggio su Valéry, e io ero convinto che fossero 7.500 euro. Poi un giorno riguardo la lettera e vedo erano 750, ma c'era uno zero in più. Allora a quel momento ha cominciato a detestare Valéry, ha scritto tutte le cose che poteva più antipatiche, diciamo, sull'autore. Ecco, questo certamente non è facile trovarlo altrove, se no qui. E insomma, poi ci sono tante altre cose, incluse certe recensioni fulminanti che rimangono storiche, che segnano il destino di un libro. Per esempio Simenon, che è stato per noi una grande forza trainante, lo è tuttora, che abbiamo fatto 130 titoli suoi, beh, quando cominciamo a pubblicarlo non era così chiaro come sarebbe stato preso, e dall'inizio fu
decisivo un magnifico pezzo di Goffredo Parisa, cioè uno dei maggiori scrittori italiani e poi anche più tardi pubblicato da noi, sul Corriere della Sera, dove si parlava di Simenon nei termini esattamente che intendevamo noi, cioè come di uno dei maggiori scrittori del Novecento. Allora, tutte queste cose insieme. E ultima, vorrei dire, molto importante, le immagini, perché le immagini parlano non meno dei testi spesso, e le abbiamo scelte con la stessa attenzione, e l'idea era un'idea che non ci dicevamo ma praticavamo, di scegliere se possibile quello che gli americani chiamano il killing detail, il dettaglio che uccide, quel carattere che dà il senso, un termine che si usa per il vestiario, no? Ci sono, se vedete Marlene Dietrich che arriva a Parigi con dei pantaloni larghi e degli occhiali scuri alla stazione nel 33, vedete, avete l'idea di che cos'è questo dettaglio. E questo si vede dalle immagini. Si vede da certe immagini, non da certe altre. Perciò alcune vanno bene insieme ai testi, alcune parlano più dei testi. Per darvi un'idea, c'è una magnifica foto di Sibylle Bedford, che è una grande scrittrice, non popolarissima, ma grande lo stesso, che se ne sta inopinatamente in una vasca da bagno con una visiera, cosa che non è ancora stata spiegata da nessuno, però uno la vede e ha un'impressione della scrittrice più forte che non se leggesse dei saggi su di lei, che di solito non sono all'altezza. Ecco, e perciò questo era il concetto del libro. È stata una enorme fatica e un enorme divertimento. Anche perché ve lo siete impaginato voi. Sì, beh, è stato come... Si è costruito giorno per giorno, tutta la casa editrice è stata coinvolta in un lavoro forsennato e dico qui una cosa che... Una persona che sta dentro una molto grande casa editrice come Franchini può capire più di ogni altro. Questo libro è partito, l'idea del libro è partita all'inizio di gennaio di quest'anno e alla fine di agosto è partita la stampa. Ora, normalmente in un, non so, in America ci vuole 3 anni per fare una cosa. Insomma, i tempi normali di produzione di un libro sono più lenti di prima. Oggi si pensa che tutto avvenga con immensa velocità, non è vero. Non è vero soprattutto nei paesi di massima forza industriale, come gli Stati Uniti. Per cui è un libro anomalo, però non vorrei che fosse preso come un libro né celebrativo né semplicemente da sfogliare e dimenticare, nel senso che dentro ci sono delle cose che non si troverebbero altrove. Spero che trovino degli occhi che ci si posano sopra. E devo dire, quello che viene fuori è una cosa di cui parlavamo prima, cioè questa rete di rapporti che fa una civiltà letteraria, per cui ci si accorge che questi scrittori molto spesso erano, per ragioni di pura sensibilità, di sensorio direi, in contatto tra di loro e si rispondevano a volte in maniera abbastanza bizzarra. Per darvi un'idea, c'è una lettera di uno scambio di lettere a un certo punto, e sono tutti autori che abbiamo pubblicato. Nancy Mitford manda un manoscritto di cui non dice l'autore a Evelyn Waugh, che era uno dei lettori più cattivi che si possono immaginare, non rifiutava qualsiasi cosa, era acidissimo su tutto, e Woh le risponde dicendo: ma questa è una cosa eccellente, e ma chi sarà l'autore? E sospetta subito che sia un amante di lei. Invece l'autore era Sibylle Bedford e il libro era Il retaggio, che abbiamo pubblicato. Allora vedete, sono 3 autori che abbiamo, molto diversi, che abbiamo pubblicato in periodi diversi e che però i casi della vita mettevano insieme. E a proposito di queste relazioni mi viene una curiosità. Parlando di Surkamp, dici che appunto ci aveva nel suo catalogo Hesse, Hermann Hesse e Brecht, che non potevano essere
autori più diversi che probabilmente sì. si detestavano, e l'editore ha anche questo problema di dover far convivere sotto il suo tetto mogli che si odiano. Certo. Ecco, voi avete mai avuto... È uno dei divertimenti maggiori. Ecco, esatto. Sì. Voi avete mai avuto casi del genere? No, solo ogni giorno, ma solo che i defunti non parlano, cioè agiscono da lontano. Per darvi un'idea, non so, Krauss e Hofmannsthal, è ovvio che si detestavano, erano due esseri completamente certo. opposti. Noi abbiamo pubblicato con immensa ammirazione l'uno e l'altro, e il punto decisivo è questo, che è molto utile conoscere uno di questi due attraverso l'altro. Cioè, si capisce molto più Krauss se si conosce Hofmannsthal e viceversa. E la stessa cosa può essere detta in tanti altri casi. È chiaro che, per esempio, Croce, Benedetto Croce e Nietzsche non sono esattamente la stessa acqua, e però per capire Croce anche, e finalmente toglierlo da una certa area così un po' santimoniosa in cui la cultura italiana lo aveva immerso, è molto bene che stia da scrittore accanto ad altri scrittori. E non solo come filosofo. Quindi che questi, che i mani, che le ombre di questi spiriti si scontrino nell'aldilà e nel catalogo Adelphi è una cosa che ravviva. Sì, ravviva no, se stessi. È la fisiologia della letteratura. La letteratura è fatta di rifiuti. È fatta di rifiuti. Il gusto, come diceva Nietzsche, è una specie di naturale capacità di dire no. E ciascun autore ha intorno in sé una specie di vasta superficie di cose che rifiuta, però per il lettore è un'altra cosa. Il lettore ha tutta la convenienza a mettere insieme delle cose che in origine stridono, e tutte le, altrimenti si finisce nella noia. Io mi ricordo quando Zurkamp, il grande editore, era in mezzo a quella voga degli anni, fine degli anni 60 e 70, e io vedevo spesso in quegli anni a Roma Ingeborg Bachmann, e mi ricordo che le arrivavano questi grandi pacchi da Zurkamp, e allora le chiedevo, ma cosa c'era dentro, c'è qualcosa? E lei mi rispose, è sempre Spätkapitalismus, cioè Tardos, perché pubblicavano decine di libri ammorbanti sul tardo capitalismo, che tanto tardo non deve essere perché sta ancora lì e va avanti, certamente non è stato bloccato dai libri di Zurkamp. Ecco, credo che una peste per l'editore sia proprio l'eccessiva rispetto di certi binari. È molto bene che i binari vadano in direzioni completamente diverse, e questo si vede. L'esempio che davo prima di Wolf, Kurt Wolf, è perfetto per questo, perché Wolf, per esempio, pubblicava Karl Krauss. A un certo punto Krauss gli disse: no, ma io non posso pubblicare più da lei, che pubblica quell'imbecille di Franz Werfel, che non posso sopportare. E allora gli ha fatto cambiare l'imprint della casa editrice, che è diventata la casa editrice della Fackel, cioè della sua rivista, solo per lui. Perciò questo è normale. E questa è la ragione per cui a fare questo lavoro ci si diverte. Noi potremmo andare avanti ancora a lungo. Io non so se c'è qualcuno di voi che abbia una curiosità, se vuol domandare. Come? Ma uno che amo molto e non abbiamo potuto pubblicare è Singer, però abbiamo rimediato pubblicando il fratello, che è altrettanto grande. Questo, e continueremo. Però Singer è un autore che era infelicissimo, sei stato ben felice di avere nel catalogo, certo.
Se non ci sono altre domande, noi ringraziamo Roberto Valasso e tutti quanti voi. Grazie.